Mattia, sono bastate 24 ore, anzi meno, per vedere già un passo avanti da parte della Più quest'oggi contro Torino. Le tue sensazioni dal campo? Sono d'accordo, non era scontato perché comunque siamo nel mezzo della preparazione, due partite così ravvicinate neanche nei playoff si hanno e perciò avere una prestazione comunque di alto livello non era appunto scontato. Credo che siamo riusciti ad aumentare il nostro livello di gioco, ma soprattutto a estendere quello che è il nostro margine di gioco di alto livello. Se ieri siamo riusciti a esprimere un buon gioco per soli 20 minuti, credo che oggi siamo stati molto più costanti nel corso di tutta la partita. Contributo importante offerto da te questa sera, 12 punti, 7 rimbalzi, 3 assist per un bel 17 totale di valutazione. Come biglietto da visita non c'è male. Oggi è stata una partita positiva, ma penso che essendo noi una squadra di grande talento, ogni giorno, ogni partita meglio, ci sarà sempre un protagonista diverso. Oggi è toccato a me e di questo ne sono molto contento. Adesso vi attende il primo impegno ufficiale. Venerdì prossimo andrete a Mantova. Dopo le due gare disputate in questa sesta edizione del Memorial Paietta contro Pallacanestro Trieste e Reale Mutua Torino, quali sono i punti di forza che secondo te sono emersi e che dovete sfruttare da qui in avanti? Allora, secondo me noi dovremmo essere in grado di trovare un grande equilibrio nei 40 minuti e soprattutto una grande continuità difensiva, perché partendo da quello poi riusciamo a esprimere anche molto meglio il nostro potenziale offensivo e quindi sicuramente la difesa e l'utilizzo dei corpi, abbiamo dei corpi importanti e dovremo sicuramente sfruttarli e poi abbiamo comunque ancora una settimana per prepararci a quello che saranno le prime sfide della Supercoppa.